Bene ragazzi, questo è il video di cui parlavo proprio nell'episodio 13 di questa serie. In pratica qua ho scoperto come disattivare finalmente quelle cazzo di balestre lancia ombrelli. Quindi, senza perdere tempo, vi lascio gustare questo piccolo video. Piccolo per dire. Una buona visione. In effetti non abbiamo ancora finito di esplorare del tutto il lago ardente. Infatti la zona che volevo esplorare era proprio questa, perché ricordavo di aver preso il falò. Però era andato direttamente contro il boss e quindi mi mancava sto pezzo. Vediamo un po' dove ci porta. Che, ah, questa zona, sai, mi ricorda tanto quella là. Prima di entrare nelle tombe di Carus, cosa ca... Che cavolo sei? Ok. L'occhio. Da dove cavolo provengono quei Ok, ci sono delle palle di fuoco. Palle di fuoco. No. Aspetta. Colpo. Questa volta non me l'aspettavo. Cioè, questi sono nuovi. Vieni qua per favore, che già ne ho avuto abbastanza. Ma che cazzo. Dio onnipotente. E muori. Oh, ci voleva tanto per liberare quei così schifosi, madò. E qua cosa c'è? Oh, che bello. Oh, aspetta, a te l'ho visto. T'ho visto. Sei morto. Sei morto male. Ora invece attacchiamo pure a te con tutta la tranquillità. Muori. Non saltare, non devi saltare. Mi danno un fastidio questi. Ah, buona la gemma del fuoco però. Vediamo cosa abbiamo. Non è che c'è qualche. Eccola. Questi qua dovrebbero sputare fuoco, se non erro. Ok, ci sta pure un altro problema. Un abbraccio, vabbè, mi sembra. Oddio, che cavolo. Non mi dire che sti cosi esplodono tipo kamikaze. E la mano mi è liberata. Mo però c'è un problema. Qua c'è un bel buco. Come faccio ad arrivare dall'altra parte? Proviamo a saltare? Proviamo a saltare! Ok, scendiamo per le scale e vediamo che cosa quale bestie sataniche incontreremo qua. Oh, palle di fuoco ovunque, ok. Sono sotto attacco, letteralmente sotto attacco. Non è possibile! Dove mi devo mettere per pararmi il sto di culo? Dio Cristo, per me questo è il boss finale. Una volta che riesco a fare sta roba, per me ho finito il gioco e lo chiudo qua. Madonna santa! E muori! Ho dovuto sprecare ben 9 fiaschette Estus per distruggere 2 mob. Oh! Che cosa? Un cavaliere nero con l'ascia bipenne da cavaliere nero! Inception, ascia Inception. Uccidiamolo. Ok, ho capito che tu sei più forte. Ok. Vai, backstab. Oh, un altro backstab. E non capisco neanche come l'ho fatto questa volta. Vediamo cosa ci dà. Lo scudo da cavaliere nero. Lo scudo da cavaliere nero, se ricordo Dark Souls 1, era OP. Vabbè, sì, c'ha più stabilità. Preferisco di più questo, in effetti. Non è che tu ti svegli, vero, se prendo la spada da cavaliere nero? Mi pare che già ne ho una. Aspetta che a te t'ho visto. Là in fondo non c'è... Eccolo là. Ci sta pure la melma che ho buttato giù. Aspetta, non è che per caso là c'è qualche altra strada che si può prendere? Sì. Vediamo un po' cosa ci troviamo qua. Aspetta, ho visto qualcosa. Non è che tipo crolla il pavimento e subito muoio? No. Un abbraccio è sempre buono. Qua sarebbe dove? Ah, ok, va bene, ho capito. Quindi tutta sta zona abbiamo esplorata, si può dire. Oh, un altro falò. Prendilo. Buono. Aspetta, oh. Che te pareva che non ce ne stava un altro qua, mannaggia ai loro genitori. Sì. Vabbè, è stupido, giusto? No. Non evocare, per favore, non evocare nulla, per carità di Gesù. Oh, aspetta, ma quello è... Non è che ce ne sono altri qua? Sì, uno a destra e uno felicemente a sinistra, contento di vedermi proprio. Perfetto, ragazzi, ho ripulito tutto. Non è che tu ti svegli, vero? Tomo piromanzia di Isalith. Ah, vedo che ci sono un sacco di riferimenti a Dark Souls 1, eh. Ah, ecco. Questa parte non l'avevo ancora vista. Di qua... Cosa... Che? Ci sono... altri topi. Sopra non ci sono altri...
Muro di nebbia più avanti? Ok, qua dicono che c'è una parete illusoria. Vediamo subito. Sì, è una parete illusoria. Oh, ok. Questo ci dà... Ah, qui lana. Questa pure me la ricordo, sempre su Dark Souls 1. Oh, c'è tanta... Ma va? Veramente? Pensavo fosse acqua, guarda, quasi quasi la bevevo con le mani. C'è un altro dopo, quasi quasi mi butterei, però... Sono un po' accorto di fiaschetta Estus e in effetti non mi conviene. Io ci andrei però, ma ci muoio. Ah, coso con gli occhi di fuori schifoso. Questi mettono la maledizione, bastardi disgraziati. E ne è pieno! Sono accorto! Ringraziando Dio questi qua non ti attaccano fisicamente, quindi basta semplicemente schivare la nebula di putrefazione e stiamo a posto. Ok, ho fatto piazza pulita. Vediamo un po' cosa si... Scaglia di titanite è buona. Che hai visto? Ma non doveva apparirmi la scritta "sei invaso"? No! Oddio, mi devo ricordare che sono senza fiaschette Estus. Ricordati, sono senza fiaschette Estus. Ah, t'ho fregato. No, colpisci. Dai che t'ammazzo. T'ho preso. Ok, siamo di nuovo contro il tizio. Oh, madonna, dei gran colpi che sganasce. Ah, peccato. Sei morto. Sì. Mamma mia, mezz'ora per ammazzarlo. Oh oh, spadone pesante della nebbia e scudo di ferro nero. GG. L'anello dell'ammazza cavalieri. Che non so cosa fa, però è bello perché è sempre un oggetto in più. I nemici perdono più energia difendendosi. Not bad. Ok, continuando da qua, vediamo cosa si trova. Oh, c'è un bellissimo ponte con un cavaliere in difesa del suddetto. Vediamo un po' sotto, altra lava. Ok, questo c'ha lo spadone. No, aspetta. No, voglio lottare qui, ti prego, vieni qua. Troppo tardi. Backstab. Azzarola. No. Serio? Oh, che culo! Vuoi morire? Grazie. Un abbraccio, sempre buono, ok. Delle scale. Vediamo un po' dove ci portano. Oh, un oggetto, vediamo un po'. Sbang. L'arco da cavalcadraghi. Perché un arco si dovrebbe chiamare cavalcadraghi? Oh, 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 aspetta un attimo. Dove No. Tu mi vuoi fregare. Tu mi vuoi fregare, io lo so. Lo sapevo io. Aspetta, di qua. Si può scendere, buono. Vabbè, che mi stavo pure per colpire. Osso del ritorno. Vabbè, in effetti, sì, abbastanza utile nella situazione in cui mi sono cacciato. Bisogna eliminare la minaccia. Come la eliminiamo? Andandogli di faccia. Mamma mia, le schivadone proprio. Ok, vediamo un po' qua cosa si trova. Qua è dove sono passato prima. Ok, là ci stanno altri scheletri. Diamogli il benvenuto con una bella bomba. Wow, perfetto. Vediamo se... Ok, non resuscitano. Mi hanno dato subito le anime. Quindi... Ok. No, è inutile che lei faccia le finte particolari. Perché qua... Sì, buonanotte. Qua sono io. Le shotter di Cartus. Te guardo un po' che marchingegno è sta roba. È enorme! Ragazzi, mi sembra che forse abbiamo trovato il modo per disattivare questa macchina da guerra. Ma tipo una leva, tipo leva piccola che fa smettere questo marchingegno di Satana di rompermi le scatole, tipo. Eccolo! Ce l'avevo sotto il naso, ce l'avevo. Gira sta roba. Spingi sta... No, Dark, vai così. Vai, sborro Pippo, spingi questa leva.
Finalmente non si sente più quel bordello che girava e sparava lance. E suppongo che da qui si scende e si fa roba. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del lago ardente e il tutorial di questo video finisce qui. Spero che anche voi riuscirete a disattivare queste schifo di balestre e ci rivedremo al prossimo video di Dark Souls 3.